In TV, i piaceri della vita. Il concerto di Mario Biondi a Firenze sarà preceduto da due party pre-show. Il primo alla loggia di Piazzale Michelangelo e il secondo al Relais Santa Croce, organizzati dalla rivista Info Spettacoli Magazine. Andiamo a vederli. Sono con Luca Ferrari dell'azienda Ferrari Cav Bruno. Buonasera. Buonasera. Allora, il vostro slogan è la coppa che ti meriti. Sì. Ma ci spieghi perché questa coppa si deve meritare? Allora, inizialmente la coppa si deve meritare perché noi la facciamo con maiali nati, allevati e macellati in Italia. Solo carne nazionale al 100%. Poi noi abbiamo un metodo ancora tradizionale, diciamo il metodo di una volta, dove si lavorano le carni ancora con le mani. Non usiamo i macchinari, le zangole, che sarebbero sono macchinari industriali dove le coppe vengono trattate male. Noi li trattiamo ancora con cura come dei bambini piccoli, perché li prendiamo con le mani, li saliamo a una. Nel sale noi mettiamo oggi solo le spezie. Non mettiamo additivi, non mettiamo conservanti, perché teniamo anche la salubrità del consumatore. L'azienda è nata nel 1962, negli ultimi anni si è evoluta a livello tecnologico, a livello di impianti, celle frigorifere, però quello che è la lavorazione è rimasta tradizionale, è rimasta ancora come mio papà nel 1962 faceva le prime coppe. E l'azienda si trova nella provincia di Parma, dove diciamo c'è la Food Valley di tutti i salumi. È in una zona collinare dove noi prendiamo ancora l'aria che viene un po' dal mare, che serve anche per dare più profumi ai nostri salumi. Poi cosa devo dire? È un'azienda che ha 60 anni e siamo ancora lì e cerchiamo di fare le cose fatte bene. Okay, grazie mille. Grazie a voi. Sono con Marco Landi, portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale. Buonasera. Buonasera a voi. Allora, parliamo, visto che siamo in ambito del show di Infospettacoli, parliamo un po' di Infospettacoli di Daniele Paoli. Sì, Infospettacoli è un'azienda che conosco da tempo, perché è nata un'amicizia con Daniele, ci ha presentati un amico comune che si chiama Giorgio Panariello, e da lì è iniziata anche un'avventura all'interno di Infospettacoli da parte mia e da parte anche della mia azienda. Sicuramente un'esperienza positiva, perché Daniele sa coniugare quello che è lo spettacolo assieme a tante belle attività che si possono fare a margine di uno spettacolo e di spettacoli importanti come tratta lui. Grazie. Grazie a voi. Sono con l'ingegnere Francesco Gori, buonasera, benvenuto al party di Infospettacoli. Grazie, buonasera a lei. Ingegnere, lei che ha diverse filiali nel mondo, ci dice perché è così apprezzata l'architettura italiana? È una domanda molto, molto impegnativa, molto difficile dare una risposta. Posso dare un pensiero, posso dire quello che è la mia opinione in questo. Penso che l'Italia abbia una tradizione storica proveniente dall'arte. In qualche modo c'è stata una grande osmosi di questa vena artistica anche verso quello che è il mondo dell'architettura. Oltre a una preparazione sicuramente di tanti architetti molto bravi, insomma, basta vedere che la gran parte delle opere, tra le opere più importanti realizzate nel mondo, ci sono delle firme di architetti italiani. Penso che ci sia una certa vena, una certa ispirazione a questo tipo
di rinnovare le città, di saperle creare, perché comunque io sono convinto che l'architettura in gran parte è anche arte. Grazie mille. Prego. Sono con Fulvia Beltrami, private banker di Fideuram, Intesa San Paolo, private banking. Buonasera Fulvia. Buonasera. Allora Fulvia, sei una professionista nel settore da oltre 30 anni e segui una clientela di alto profilo. Esatto, sì, mi occupo del patrimonio delle persone e in particolare con Intesa San Paolo Private Banking, che è la più grande private banking in Italia con oltre 331 miliardi di masse. Riesco a dare un servizio di qualità attraverso una divisione che si chiama Private Wealth Management, che si occupa delle esigenze del cliente a 360 gradi, curandone sia il patrimonio personale che il patrimonio aziendale, oltre ad offrire servizi di tutela e di sia legale che fiscale e consulenza, appoggiandosi anche sull'art advisory, appoggiandosi a partner di primario livello. Grazie mille. Grazie a voi. Con un appello, insomma, a tutte le donne che ci sono questa sera qui, quante siete? Fatemi sentire sulle mani! E allora in un momento di grande leggerezza voglio dire due parole invece pesanti, forti. Dobbiamo sempre essere al fianco di tutte le donne che sono state ammazzate oggi purtroppo, quindi contro la violenza sulle donne, ma anche al fianco delle nostre sorelle a Kabul. Quindi viva le donne e non si torna indietro nei nostri diritti. 20 anni di grandi battaglie, quindi siamo al... È il tuo luogo speciale dove vivere le emozioni. Proteggile dalle zanzare con Frizzanza.